Cari amici, cari concittadini, eccoci qui di fronte all'asilo nido comunale di Pietra Porzia e sono insieme al consigliere comunale Simone Garboni. Simone Garboni in questi giorni ha sollevato un problema che possiamo riassumere nell'aumento delle rette richieste alla cittadinanza da parte del comune di Frascati. E perché questo c'è stato tutto un botta e risposta su un giornale locale? E ecco, spiegaci come stanno le cose. Beh, innanzitutto ringrazio chi mi ha posto il problema, il che mi ha dato modo di andare a approfondire assieme al mio gruppo la tematica, che è una tematica che comunque merita attenzione. E è accaduta la seguente cosa: le elezioni sono iniziate come tutti gli anni negli asili nido comunali. Ma la Giunta quest'anno ha deliberato gli aumenti delle tariffe solamente ad ottobre. Questo è anche stato dovuto al ritardo con cui è stato votato il bilancio previsionale 2013, quindi è stato votato a novembre, il bilancio 2013 previsionale, capite bene. Tuttavia esiste una sentenza del Consiglio di Stato che va a punire il Comune di Bologna per un caso analogo, in quanto anche il Comune di Bologna aveva provato ad adeguare, ovviamente sempre verso l'alto, le tariffe delle mense scolari, degli asili nido, e i genitori appunto di Bologna si sono opposti ed hanno vinto tutti i vari ricorsi fino al Consiglio di Stato. A Frascati si pone esattamente la stessa problematica. Noi diciamo la seguente cosa: che non è giusto andare a modificare in corso E d'opera, in certo, corso d'anno, io mi sono ovvero fatti i conti. esattamente, mentre io sto erogando la prestazione, non è giusto andare ad aumentare le tariffe. Retroattivamente, per Ed anche dire. retroattivamente, perché la lettera mandata dal dirigente al terzo settore, al dirigente qui dell'asilo nido, è appunto di andare a modificare le rette e andare addirittura a richiedere in maniera retroattiva, quindi da settembre, tutto quello che eventualmente bisognerebbe pagare di più. Ora. Però, scusami, io vorrei capire, ma perché ve ne accorgete solo ora? Io già nel 2011, a settembre, avevo visitato un asilo nido dove il costo massimo era di 500 euro al mese per 10 mesi, quindi 5.000 euro il costo tutto compreso, tranne i pannoloni, per i bambini che venivano portati a quell'asilo nido. Il consigliere Dorazzi in consiglio comunale, ma anche in altre circostanze, precisò che per ogni bambino il comune di Frascati, per le due strutture che ha, questa qui e quella presso la Banca d'Italia, spendeva 1.200.000 Quindi circa euro, 10.000 euro a bambino. esatto, circa 10.000 euro a bambino, quindi il doppio. Sono tornato a seguito della polemica che hai sollevato sull'argomento, ho visitato lo stesso asilo nido dove mi ero recato, i prezzi sono abbassati, si paga 4.300 euro per 10 mesi, 430 euro l'anno. Allora io mi chiedo, ma perché il comune, che i sindaci che starnazzano sullo Stato che taglia i contributi, eccetera, eccetera, non si rendono conto che questo servizio dato ai privati è più efficace, è meno costoso, agevola le famiglie, al limite con quattro soldi potrebbe dare pure un contributo alle famiglie in questo momento di crisi. Invece no, ancora una volta si tassa il partito della spesa, che diceva Messer Peduto, no? Perché ve ne accorgete solo No, in adesso? realtà non ce ne accorciamo solo ora. Lei, che è un cronista attento in consiglio comunale, viene spesso, sa benissimo che abbiamo fatto, sia quando eravamo PDL, sia adesso che siamo Nuovo Centrodestra, una battaglia per cercare di abbassare tutti i costi che poi vengono ricaricati immediatamente sulla cittadinanza. È importante che spiegare e rispiegare ai cittadini che adesso i sindaci hanno direttamente la possibilità di mettere le mani in tasca e prendere i soldi che servono per i vari servizi. Quindi, nel momento in cui è possibile razionalizzare, magari anche privatizzando alcune strutture, questo porta, al netto ovviamente di un servizio uguale o addirittura migliore, a un risparmio direttamente su quello che è l'IMU, su quello che è la TARES, su quello che è l'addizionale IRPEF. Quindi è necessario andare a visionare tutti i capitoli spese, tra cui anche questo, al fine di vedere se è possibile fare delle economie o avere delle idee per cui io faccio risparmiare Frascati. Questo sarà il tema essenziale della prossima campagna elettorale. E io invito i cittadini veramente a, come nel caso qui dei costi degli asili nido, a mandarci le segnalazioni al fine di aiutare noi,
che stiamo provando comunque a trovare un sistema nuovo di fare spesa pubblica, di razionalizzare i costi, perché ogni euro risparmiato è un euro in meno sulle vostre tasse. Ecco, io chiudo questa intervista dicendo, no, vorrei chiedere alla Giunta di Tommaso perché mai gestisce in proprio al doppio del costo del privato gli asili nido e invece non gestisce e si affida a terzi per i trasporti. C'è una disparità, no? Vi abbiamo provato a chiedere anche noi, alla domanda francamente non rispondono.